Benvenuti al TG di Nettuno TV e Radio Nettuno, benvenuto a chi ci sta seguendo attraverso il nostro streaming www.nettunotv.tv. Partiamo subito dalla cronaca, brutta vicenda in zona Murri per un incontro su Facebook. Dopo mesi di chat su Facebook, dalla Romania ha raggiunto una settimana fa una connazionale a Bologna che lo ha ospitato, ma quando lo ha visto spillarle dalla borsetta 5 euro gli ha detto di andarsene. Lui ha resistito pretendendo 250 euro per tornare in Romania e il rifiuto le ha dato una botta al naso, le ha messo le mani al collo, l'ha anche minacciata. Con un escamotage la 39enne è riuscita a metterlo fuori casa e a chiamare la polizia, che più tardi ha arrestato il 31enne incensurato per tentata rapina. Il furtarello per le sigarette è invece di venerdì. Lei gli ha ingiunto di abbandonare la casa in via Ghirardini, in zona Murri, poi è andata al lavoro, ma al rientro lo ha trovato pronto a chiederle appunto 250 euro con le botte. Poi al ritorno sono scese insieme per andare a un bancomat, ma quando è uscito dal portone lei è riuscita a chiuderlo fuori, a rincasare, a chiamare il 113. Quando l'uomo è tornato per chiedere alla donna appunto a continuare a minacciarla e chiederle i soldi per tornare in Romania, la donna, che è riuscita a chiamare il 113, in realtà anziché scendere lei dall'appartamento ha fatto scendere gli agenti, che hanno trovato quest'uomo e l'hanno giustamente, insomma, arrestato, quindi messo subito in carcere. Il ministro dell'Interno, invece, andiamo a parlare del concertone storico di Vasco Rossi ieri a Modena con oltre 200.000 persone. Qui vediamo anche le immagini che sono state postate dalla Rockstar sul suo sito Facebook. Il concerto dei record, mai così tante persone paganti ad un concerto. Il ministro dell'Interno Marco Minniti si è complimentato con il capo della polizia Franco Gabrielli, con il prefetto e il sindaco di Modena per l'ottimo lavoro svolto da tutte le forze di polizia impegnate ad assicurare lo svolgimento del concerto. Certo, uno straordinario evento, ha sottolineato il ministro Minniti, reso possibile da una straordinaria cooperazione fra istituzioni nazionali, locali e private. Ci sono stati naturalmente dei disagi per il rientro di tutti i fan, anche alla nostra stazione di Bologna, dove sono arrivati convogli intorno all'1:30, quindi un'insolita stazione silenziosa che improvvisamente si è animata con migliaia di persone. Tanti hanno proseguito, ma insomma, quindi tutto è andato per il meglio, ci sono stati disagi, neanche tante persone, insomma, sono state medicate. Insomma, per questi numeri c'è stata soddisfazione da parte di tutti per come è andata. Cambiamo argomento, ha avviato una serie di accordi con imprese e specialisti per sostenere le persone in difficoltà con sconti e agevolazioni in settore come le cure mediche e la cultura. Questo è l'obiettivo dei 5 protocolli per la famiglia annuali, ma programmabili se funzioneranno bene, sottoscritti dal Comune di Bologna e pensati per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro. Sentiamo l'intervista all'assessore al welfare Luca Rizzonervo, intervistato dal nostro Mario Giuliante. Dall'altra parte invece una serie di iniziative che stiamo mettendo in campo attraverso anche qui una serie di convenzioni, di protocolli che stiamo stringendo con diversi attori del mondo del privato, che ci consentono di offrire a famiglie che hanno un reddito ISEE fino a 15.000, che sono quindi in situazioni di particolare disagio e difficoltà, una serie di servizi per una serie di bisogni economici che si hanno. Abbiamo fatto un'esperienza importante in questo senso l'anno scorso con l'Ottica Garagnani, col progetto La Favola degli Occhiali, che ha messo a disposizione oltre 70 occhiali per bambini di famiglie segnalate dai servizi che erano in particolare difficoltà, e allarghiamo questa gamma di soluzioni anche ad altri servizi, ad altri bisogni, fino anche ad altri bisogni che abbiamo verificato, che inizialmente magari non immaginavamo, ma che ad esempio i servizi sociali nel loro lavoro quotidiano hanno verificato. Ad esempio il fatto che molte persone ci segnalano l'impossibilità di mantenere un animale d'affezione che hanno a casa per i costi che questo comporta. Quindi anche lì, con un accordo con una realtà che produce cibo appunto per gli animali, si a queste famiglie segnalate dei servizi che hanno questa caratteristica reddituale si viene incontro appunto offrendo loro una possibilità di avere questi prodotti. L'iniziativa è stata possibile grazie al contributo e al coinvolgimento di Lioz Farmacia, che è rappresentata dalla manager Valeria Vignoli, intervistata da Mario Giuliante.
Noi coccoliamo le famiglie, quindi abbiamo pensato di iniziare da quando la famiglia nasce, quindi dai nuovi nati, poi dopo noi coccoliamo anche i genitori, i nonni, insomma fino all'età avanzata. Siamo presenti in diverse città, l'iniziativa è nata a Milano, dalle nostre farmacie di Milano, continua a Prato, a Bologna e speriamo anche di continuare in tanti altri comuni. Concretamente in cosa consiste questo aiuto, questa coccola? Questa coccola consiste nel consegnare a tutti i genitori un pacco dono dove all'interno troviamo insieme alle salviettine, insieme ai prodotti proprio per i bimbi appena nati. Senta, la collaborazione col comune? La collaborazione col comune è molto stretta, come vede, e i genitori riceveranno a casa una lettera di benvenuto per i loro bambini e all'interno della quale ci sarà una frase dove sarà scritto che possono venire a ritirare il loro pacco dono all'interno di tutte le farmacie Lloyds presenti su Bologna. Torniamo alla cronaca, un arresto per tentata rapina a Calderara di Reno. I carabinieri di Calderara e di Borgo Panigale hanno arrestato un 47enne nato e residente a San Severo in provincia di Foggia per rapina aggravata in concorso ai danni dell'ufficio postale di Calderara di Reno, tentata il 19 dicembre del 2015. L'uomo colpito dal provvedimento unitamente ad altri due complici, non identificati e travisati con cappucce ed occhiali da sole ed armati di coltelli, si era introdotto nell'ufficio postale di Calderara di Reno per mettere in atto una rapina che è stata poi sventata grazie all'intervento di un avventore. Il cliente dell'ufficio postale ha infatti bloccato uno dei tre malviventi riuscendo a disarmarlo a seguito di una furiosa colluttazione all'esito della quale il criminale si era dato la fuga. Gli altri due avevano raggiunto le casse dove avevano anche prelevato del denaro dopo aver minacciato i dipendenti dell'ufficio brandendo le armi da taglio. Una di queste persone è stata però assicurata alla giustizia. Una festa in parrocchia per festeggiare l'ultimo giorno di campo estivo con i bambini, interrotta da un uomo che ha fatto il suo ingresso in chiesa sbraitando e chiedendo insistentemente di parlare con il parroco. Poi ha anche esagerato e ha continuato la sua sfuriata con sputi e scenate davanti ai piccoli che si sono davvero molto spaventati. È successo nella mattinata di venerdì, intorno alle 11, la persona chiedeva soldi e la possibilità di avere un cellulare per fare una chiamata. Il parroco, parliamo della parrocchia di San Lorenzo in zona Savena, ha cercato di calmarlo negandogli le richieste di allontanarlo dai bambini, ma l'uomo, che sembra sia un nomade, a quel punto si è agitato ancora di più e ha cominciato a sbattere oggetti, strillare, persino a sputare per terra. Alla fine se n'è andato, ma sono stati avvertiti i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle videocamere. Parliamo invece adesso, torniamo a parlare della cerimonia che si è svolta nell'aula di Santa Lucia al termine della cerimonia di graduation 2017 nell'ambito della Bologna Business School. Sentiamo la soddisfazione e il commento del direttore di questa scuola, Massimo Bergami. Un bilancio di questo anno passato. 550 studenti che ricevono il master mi sembra il bilancio più importante, perché la scuola ha l'obiettivo di servire gli studenti e attraverso degli studenti bravi e competenti le imprese del nostro territorio. Gli studenti che cosa acquisiscono facendo la business school? Ma acquisiscono secondo me soprattutto uno spirito critico e la capacità di affrontare i problemi e prendere decisioni. Poi certamente tanta conoscenza dietro queste, però queste sono le competenze più rilevanti che attraverso un anno in cui si confrontano con imprese, con altri loro colleghi, analizzano molti casi e sviluppano. Oggi si parlerà di intelligenza artificiale messa in rapporto con l'uomo. Che cosa emerge? Non voglio togliere la sorpresa della cerimonia, però credo che l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana siano destinate a collaborare e certamente con un primato dell'intelligenza umana. Rimaniamo a parlare in un qualche modo di università, perché Mancini Pastificio Agricolo è stato presentato al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna come un esempio di come si possa portare avanti un modello diverso di produzione e di trasformazione del prodotto della pasta. Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari ha organizzato un seminario dedicato all'azienda marchigiana e alla presentazione di un'analisi di mercato sul consumo della pasta in Italia. Sentiamo l'intervista a Massimo Mancini, che è titolare del Mancini Pastificio Agricolo.
che abbiamo, diciamo, pubblicato, presentato i risultati di uno studio che abbiamo fatto sul mercato della pasta, quindi un mercato molto importante di un prodotto di enorme dimensione, che ha confermato alcuni aspetti che conoscevamo già sulle abitudini del consumo e sul fatto che comunque gran parte del mercato è dominato da aziende industriali. Ma allo stesso tempo è venuto fuori un interesse da parte del consumatore nel conoscere la provenienza dei grani che ci sono all'interno della pasta, anche una disponibilità a spendere qualcosa in più per avere un prodotto di cui si conoscono le origini e di cui si ha la certezza del processo di lavorazione. Quindi sono degli aspetti, diciamo, sicuramente interessanti che possono stimolare una filiera agricola come quella che noi abbiamo avuto il coraggio di iniziare. Quindi io sono Massimo Mancini e a seguito di una tesi di laurea fatta sulla filiera del grano duro ho deciso di avviare un pastificio agricolo che fonda, diciamo, la propria organizzazione sulla coltivazione del grano duro per poi poterlo trasformare in pasta. Quindi questa tipologia di organizzazione potrebbe essere la prima di una serie di organizzazioni diverse rispetto a quella nostra, che però partono dalla coltivazione del grano duro per arrivare a un prodotto finito, la pasta, che tutti mangiano e tutti vorrebbero mangiare meglio. Torniamo a parlare di Think for Food, il progetto promosso da Lega Coop e Conf Cooperative Bologna insieme a Lega Coop Imola e con il contributo della Camera di Commercio, dedicato a mettere in connessione progetti di ricercatori o anche giovani start-up col mondo nell'ambito agroalimentare e con le maggiori imprese del settore nel nostro territorio, in modo da ottimizzare, insomma, le richieste sia da una parte che dall'altra. Andiamo a sentire l'amministratore delegato di FICO Italy World, Tiziana Primori, che è coinvolta nell'iniziativa. Intanto l'importanza è che stiamo parlando di giovani, stiamo parlando di mondo e stiamo parlando di Bologna, della nostra città. Penso che queste tre connessioni siano importanti perché rappresentano quel modo di affrontare i problemi guardando il domani, perché il domani è nel mettere le nuove intelligenze in connessione e collegarla alla tradizione di una regione come la nostra, di una città come la nostra, che del cibo fa la differenza. Come dire, potrei dire che non poteva che nascere a Bologna una cosa del genere. Ringrazio tutti gli ideatori e penso che con esperienze come queste la nostra Italia migliorerà di più e darà un contributo alla sostenibilità del nostro paese, della nostra città e del mondo. Lo slogan che abbiamo scelto è molto semplice: vuoi essere FICO? Perché FICO non deve essere un luogo, ma deve essere un insieme di menti, di reti, e quindi nel vuoi essere FICO ognuno di noi dovrà dire che cosa vuol dire essere FICO, e quindi in questo legame delle menti, di connessione, ci sarà un futuro. Andiamo a parlare di sport. I 30 anni dell'Isokinetic, l'azienda leader nel settore della cura dei traumi muscolari e ossei, che ha festeggiato appunto i suoi 30 anni di vita. Erano presenti tante personalità del mondo dello sport. Il nostro Mario Giuliante ne ha intervistate alcune. Andiamo a sentire Gianluca Pagliuca, che è un ex giocatore del Bologna. Gli ha chiesto un commento sulla situazione attuale del Bologna. 30 anni di successo. Sono stato anch'io qua in terapia diverse volte, mi sono sempre trovato bene, oltre che un posto di amici, sono all'avanguardia di tutto, quindi complimenti a loro, 30 anni e sicuramente saranno altri 30 anni prossimamente di successo. Battuta d'obbligo sul Bologna: che Bologna hai visto in questo anno e che Bologna ti aspetti? Ma quest'anno Bologna metà classifica, quindi è stato perfetto, no? Con i programmi. Speriamo l'anno prossimo di divertirci ancora un po' di più e cercare di migliorare la classifica. Ancora un ex giocatore del Bologna, Michele Paramatti, ancora Mario Giuliante. Presenza importante sul territorio, soprattutto in Italia, perché è un centro all'avanguardia e la dimostrazione sono i risultati che hanno ottenuto. Sono tra l'altro degli amici e quindi siamo qua questa sera per festeggiarli tutti insieme. L'ex calciatore ha frequentato l'Isokinetic? Molto spesso, sì, e devo dire che i risultati sono stati buoni, ottimi direi. D'obbligo la domanda sul Bologna, un suo parere.
Beh, è una squadra in costruzione, sicuramente allestiranno una buona squadra per affrontare un altro anno di Serie A e perché sia un passo ulteriore verso il consolidamento, diciamo, della società e della squadra nei piani alti, speriamo, della classifica. C'era anche Davide Lamma, ex direttore sportivo della Fortitudo. L'Iso Kinetic mi ha rimesso in piedi tante volte, ho veramente un rapporto di amicizia con molti dei ragazzi, dottori, fisioterapisti, e sono molto grato perché mi hanno allungato la carriera abbastanza, fino a 40 anni, quindi sono molto contento e mi sembrava il minimo essere qua. Mi mancherà l'Iso Kinetic, mi mancherà Bologna, mi mancherà la Fortitudo, ma fa parte della crescita e ho un'occasione incredibile a Mantova con una società che veramente mi ha dimostrato grande fiducia e sono assolutamente molto entusiasta, quindi fa parte di un percorso che penso che farà tappa a Mantova e sarà la prima e importante tappa della mia carriera. Cosa ti aspetti da questa Fortitudo? Come la lasci e come speri di ritrovarla? Per il mercato che sta facendo mi aspetto chiaramente un grande campionato, ha un roster veramente importante e la lascio con 2 anni da dirigente e qualche mese da giocatore e, diciamo, pronta per il grande salto, quindi gli auguro veramente, soprattutto per la gente, che questo salto venga fatto e penso che quello che è stato messo a disposizione del roster sia veramente importante, quindi sono tutte le basi per puntare alla promozione, poi è il campo che è sempre giudice e darà il verdetto. Chi si accinge a festeggiare un altro anniversario importante, in questo caso 60 anni, la concessionaria Mariscai Fiorentino, che rappresenta la serata dell'Iso Kinetic. Il nostro Mario Giuglianta ha intervistato Pietro Maresca. Una realtà molto importante, all'avanguardia. Siamo anche vicini con l'azienda, tra Borgo Panigale e Casteldebole c'è veramente poco. Sono molto contento di essere qua a festeggiare questo compleanno importante, vicino al mio compleanno, quindi è una settimana di festeggiamenti per me. Per quanto riguarda l'azienda proprio in sé, ha avanti ancora tanto, ha dato tanto e ha ancora tanto da dare. Io per fortuna non sono mai stato cliente, però chi c'è stato mi ha garantito veramente un trattamento eccezionale sotto ogni punto di vista, dal punto di vista medico, dal punto di vista umano. Conosco diversi medici che collaborano, è davvero un vanto per la nostra città. 30 anni Iso Kinetic, presenza importante, lo stesso possiamo dire di Maresca e Fiorentino. Sì, noi addirittura ne facciamo 60 anni quest'anno, quindi in un certo senso un anno importante per due realtà così. Noi li festeggeremo a ottobre. Chiaramente sarà una festa aperta a tutta la città, Bologna, che per noi rappresenta la nostra città principale, perché noi siamo anche in altre regioni, però a Bologna siamo nati e faremo una bellissima festa. Ci fermiamo, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera con il TG delle 19:15. Grazie per averci seguito, buona domenica pomeriggio.